A Castel San Giorgio, in una manifestazione organizzata da Giuseppe De Caro, giornalista della sede RAI Campania, e Mario D'Arco, in collaborazione con l'associazione Comitato Due Sicilie e l'amministrazione comunale di Castel San Giorgio, da lunedì 21 luglio ad ingresso gratuito partiranno una serie di appuntamenti cinematografici con un cineforum che avrà come filo conduttore il tema della legalità. Le date individuate sono il 21 luglio, ormai trascorso, il 22 e il 29, 30 alle ore 20:30, all'aperto presso il vicolo Casa Izzo di Castel San Giorgio. Nel caso di sfavorevoli condizioni meteo, la proiezione verrà poi spostata all'interno dell'aula consiliare del comune sangiorgese. I film che verranno proiettati sono Forte Apache di Marco Risi il 21 luglio, La mafia uccide solo d'estate di Pierfrancesco Di Liberto, famoso per il soprannome Piff, il 22 luglio, I 100 passi di Marco Tullio Giordana il 29 luglio e per finire con Gomorra di Matteo Garrone il 30 luglio. Si terranno due dibattiti nel corso della prima e dell'ultima serata di proiezioni e prenderanno come spunto il film Forte Apache e Gomorra. Per parlare della figura del giornalista Giancarlo Siani, il 21 luglio, dopo la proiezione di Forte Apache, sarà presente il referente regionale dell'Associazione Libera, Fabio Giuliani. Per chiudere il 30 luglio, dopo la proiezione di Gomorra, ci sarà come ospite il presidente regionale di Lega Ambiente, Michele Bonomo, e Mariano Di Palma di Libera. Un'iniziativa sicuramente pregevole e meritevole. Si immagina che siamo lunedì intrasettimanale alle 11 di sera e c'erano ancora tantissime persone a guardare il film e ad ascoltare il dibattito. Il film è sicuramente un film fatto bene, costruito bene sulla figura di Giancarlo, una figura delicata, anche ironica, e che ci fa capire quanto in questo paese ci siamo persi perdendo Giancarlo e perdendo tutti gli altri. Queste sono le iniziative che ci occorrono appunto per provare a stare insieme e provare a discutere di un tema che è quello della criminalità organizzata, delicatissimo, spinoso, ma che soltanto insieme ce ne usciamo. Ci sono dati allarmanti da parte dell'Istat: in Italia in questo momento 10 milioni di poveri relativi, cioè 6 milioni di poveri assoluti, e quindi non possiamo non immaginare che il contrasto alla criminalità organizzata si fa partendo appunto da questi ultimi, che poi questi ultimi sono sicuramente i nostri maestri. Partiamo da loro, insieme a loro, e arriviamo prima noi, arriviamo come noi, gente per bene, persone comuni, a sostenere queste altre persone prima che lo faccia la criminalità organizzata e che accresce attraverso queste persone più fragili il suo esercito. Con la cultura, con il cinema, con il giornalismo, con la letteratura possiamo attrarre anche persone che normalmente sono lontane da questi fenomeni, da questi aspetti, da questo impegno, e soprattutto attraverso le figure delle vittime innocenti di criminalità possiamo dire a tutti: guardate che purtroppo può capitare anche a coloro che non c'entrano niente con tutto questo, perché purtroppo questo cancro non si ferma davanti a niente. E quindi l'idea è quella, appunto, quella di stasera, di stiamo insieme, stiamo uniti, e che questa guerra la vinciamo sicuramente. L'idea di organizzare questo cineforum, che ha come filo conduttore la legalità, è mia, che sono Giuseppe De Caro, giornalista della sede RAI Campania, dell'amico Mario D'Arco e dell'associazione Comitato Due Sicilie di Castel San Giorgio. Perché è sorta la necessità di organizzare questo genere di manifestazione? Perché di legalità è necessario parlare, perché è importante non tacere, perché qualcuno come Roberto Saviano, con grossi meriti, ha acceso i riflettori ed è necessario che non si abbassino questi riflettori. Ecco perché abbiamo chiesto la collaborazione per organizzare questa iniziativa, oltre che all'amministrazione comunale, all'associazione Libera, nomi e numeri contro tutte le mafie. Abbiamo cominciato con la proiezione di Forte Apache, abbiamo avuto ospite il referente regionale di Libera, Fabio Giuliani, e loro, che sono in prima linea, possono soltanto insegnarci qualcosa. La serata è stata partecipata, quindi siamo contenti. Voglio invitare il pubblico a venirci a trovare martedì prossimo, 29 luglio, quando ci sarà la proiezione
dei 100 passi in vicolo Casaizzo a Castel San Giorgio, tutto ovviamente gratuito, e poi ancora mercoledì 30 luglio, il giorno successivo, quando chiuderemo la rassegna con Gomorra di Matteo Garrone, e avremo poi il dibattito successivo con Michele Buonomo, presidente regionale di Legambiente, e Mariano Di Palma, che è un attivista di Libera Campania. Discuteremo di Terra dei Fuochi, e quindi l'invito a tutti a partecipare.